Dopo aver celebrato i 100 anni di storia di Villa Serena, la casa di cura più antica della Liguria, GVM Care and Research ha inaugurato nel mese di dicembre i nuovi ambulatori dopo 5 mesi di lavori. L'area della riqualificazione ha interessato una superficie di 600 metri quadri complessivi, suddivisi in 11 ambulatori per le visite, due sale di attesa e la sala di accettazione. L'intervento ha avuto un valore di 1,5 miliardi di euro ed è stato il primo importante passo verso una complessiva riorganizzazione di Villa Serena. Dottor Mazzantini, lo aveva promesso un anno e qualcosa fa che avreste rinnovato questa Villa Serena e oggi ci ritroviamo dopo 5 mesi di lavori a inaugurare nuovi ambulatori. Beh, come vede siamo stati di parola. Io penso che questo ovviamente vada considerato solo l'inizio e abbiamo deciso di incominciare da quello che di solito è il primo impatto che il paziente ha con una struttura sanitaria, l'ambulatorio. Ambulatorio che è al piano terra, intendiamo poi poco alla volta risalire fino alla cima e ristrutturare completamente questa clinica in modo da farla ritornare ai suoi antichi splendori e farla ritornare a essere un punto di riferimento certo per i pazienti e anche per i medici che abbiano voglia di trovare un ambiente sicuro, confortevole, dove svolgere la loro attività. GVM Care and Research è il gruppo sanitario italiano che da diversi anni investe anche in Liguria per venire incontro ai bisogni di cura e di assistenza della popolazione. Il gruppo Villa Maria è già attivo in Liguria con ICLAS, l'Istituto Clinico Ligure di Alta Specialità a Rapallo, che è un consolidato polo di eccellenza nella cardiochirurgia. A questo si aggiunge ora Villa Serena e l'ospedale Saint-Charles di Bordighera attraverso la recente aggiudicazione della gara per la sua gestione. Ecco, noi vorremmo aggiornare questa clinica, noi vorremmo portarla avanti in modo moderno. Ecco, vorremmo dare un aggiornamento tecnologico, un aggiornamento che possa permettere prima ai pazienti di essere curati in modo completo e in modo innovativo, ma in particolare ai medici, e se devono fare questo per i loro pazienti e per i nostri pazienti. Quindi l'impegno c'è. Iniziamo con questo rinnovo degli ambulatori e quindi un'area poliambulatoriale e che abbiamo ricavato qui grazie qui alla disponibilità delle suore e che hanno messo a disposizione uno spazio che era il loro e quindi si sono rese conto, hanno capito e sono state disponibili ad aprire questi spazi, a cederli e alla clinica affinché si sia potuto realizzare quello che voi adesso avrete modo di visitare. Ma questo ci permette passi ulteriori, cioè dove erano gli ambulatori ci sarà altra tecnologia e pensiamo ad una emodinamica e quindi il core business del gruppo Villa Maria è il cuore, dico core business parlando di azienda. Abbiamo una storia fin dagli anni 70 e siamo a Rapallo da circa 28 anni. E questo ci permette, ecco, di poterci considerare un pochino leader in questo settore.